Vi inviterei a prendere posto, a non essere timidi, venire qui davanti che ci sono molti posti, molti posti liberi. Ultimo appuntamento della giornata di Lector in Fabula. Fabbrica. Fabbrica fa parte di questo ciclo di tre incontri sulla città. La città come luogo di inclusione, la città come luogo di esclusione. La città è, abbiamo scelto, diciamo, due luoghi simbolici di inclusione ed esclusione della città. La scuola, l'abbiamo affrontata ieri, un bellissimo incontro con Cesare Moreno e Giancarlo Visitilli, e oggi parleremo di Fabbrica. Chiuderemo il ciclo della città domani sera alle 18, parlando di città e periferie, ma ragionando su un tema più generale con uno dei più grandi urbanisti italiani, Vezio De Lucia, e un giornalista tra i più impegnati nelle inchieste, che è Francesco Erbani. Stasera invece parleremo di Fabbrica e l'abbiamo scelto di fare unendo da nord a sud questo tema, parlando di due città simbolo della politica industriale italiana degli ultimi 50 anni. La Fiat a Torino, l'Ilva a Taranto. Il nostro bocchiero è Lino Patruno, che dal suo osservatorio privilegiato e con anche la sua vocazione a trattare temi sul sud, sul riscatto del sud, sul sud che deve cambiare. Ma lui è stato anche il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi conosce perfettamente le dinamiche che si sono succedute negli anni. E lo facciamo con Giorgio Airaudo, che rappresenterà idealmente la parte nord, la parte di Torino, e con Alessandro Leogrande, che invece appunto da buon... lui non è tarantino, proprio tarantino, ma è da buon tarantino, conosce perfettamente la realtà. Io cedo subito la parola a lui. Ci vediamo domani, lo dico adesso, con il programma di Lector in Fabula, e vi auguro un buon Lector in Fabula. Buonasera a tutti. Allora, Taranto e Torino, che sono due città, una del sud e una del nord, che non sono affatto in contrapposizione, pur essendo geograficamente così lontane. Anzi, bisogna dire che in Torino c'è tanto di quel mezzogiorno da poterla considerare anche per un pezzo una grande città meridionale. Però sono due capitali, una Taranto, capitale dell'industria al mezzogiorno, Torino, capitale dell'industria al nord, capitale dell'industria in Italia per antonomasia. Due industrie però che rispetto alla città hanno avuto degli effetti diversi. A Taranto l'industria simbolo di un'attività produttiva che finora ha portato sicuramente lavoro, ha portato sicuramente reddito, eccetera, ma ha distrutto il territorio. Simbolo anche della presunta inconciliabilità tra salute e lavoro, ed è il conflitto che attualmente dilania la città. Simbolo anche delle scelte sbagliate verso il mezzogiorno, le scelte di far scendere al mezzogiorno, nell'ultima fase della casa per il mezzogiorno, i grandi impianti come quelli della siderurgia, della chimica, della raffinazione, del petrolio, eccetera, quelli ad alto impiego di capitale e a basso impiego di lavoro in relazione al capitale utilizzato, e quindi proprio l'opposto di quello che sarebbe servito al mezzogiorno, dove sarebbe stato più utile creare le condizioni per lo sviluppo della piccola e media impresa. E Taranto anche simbolo di una scommessa che si può ancora tentare. Una città bellissima, è una città
che ancorché distrutta ha attorno a sé dei tesori che potrebbero essere la via per un futuro possibile, più possibile che probabile. La città circondata dalle 100 masserie, la città circondata dall'altissimo artigianato di grottaglie, la città che ha un mare che ha pochi uguali anche non solo in Puglia ma in Italia. E quindi ci sono tutti gli elementi per cui questa città potrebbe avere un tipo di sviluppo che non fosse solo quello che con l'Ilva gli ha creato quei problemi che tutti quanti conosciamo. Torino. Torino simbolo in questo momento anche di un pericolo, se non di un diciamo di un qualche cosa già avvenuto, di una deindustrializzazione di una città e di un paese. Simbolo, come dice Giorgio, della solitudine dei lavoratori, e poi vi spiegheremo il perché solitudine dei lavoratori, simbolo anche di una città che ha saputo trovare nel momento in cui l'industrializzazione ha perso qualche colpo e diciamo non è stato più l'elemento dominante della città, ha saputo trovare una sua virtuosità in una Torino che è diventata capitale culturale, in una Torino che è diventata punto di riferimento per altre attività che non fossero quella dell'industria, ma simbolo anche in questo momento di uno scontro epocale, tanto da far dire a Giorgio Airaudo che stiamo, almeno secondo quello che dice l'amministratore delegato della Fiat, in un periodo dopo Cristo, di uno scontro epocale su una nuova concezione della fabbrica, ma soprattutto di uno scontro epocale su una nuova concezione del rapporto tra fabbrica e lavoratori, una nuova concezione del diritto dei lavoratori rispetto ai diritti o la protervia della produzione. Questo è il quadro, credo, delle due città e questi sono i punti di riferimento fra di loro. Io vi passerei la parola per 10 minuti ciascuno e poi facciamo un dibattito anche eventualmente con l'intervento del pubblico, cominciando con, dovrei per ragioni di ospitalità cominciare con Giorgio, ma insomma abbiamo, come si dice, il morto in casa, nel senso che cominciamo con Taranto, che è il problema drammatico che ci affligge. Allora parlaci di Taranto, parlaci, se è possibile, in 10 minuti, facci capire come si è arrivati a questa situazione e poi vedremo anche quali potrebbero essere le eventuali prospettive rispetto all'attuale situazione. Ovviamente non è facile il compito che mi dà Lino Patruno, perché nel racconto di Taranto, come nel racconto di Torino, si addensano molte questioni. Potremmo parlare per ore, non per 10 minuti, di come Taranto e Torino siano stati a loro modo esempi della storia del Novecento di questo paese, del sud, del nord, dell'Italia tutto, cioè del ruolo che ha avuto la fabbrica, di che cosa è avvenuto nella fabbrica, della partecipazione politica, della cultura del lavoro che è passata attraverso la fabbrica, del rovescio, della crisi degli anni 80, degli anni 90. E potremmo parlare, dicevo, a lungo di questo. Forse c'è un tema più urgente questa sera, capire come in maniera apparentemente diversa, ma con molti punti di contatto, come diceva Lino prima, Taranto e Torino, e precisamente la Fiat e l'Ilva, siano due modelli, i due modelli più grossi, dobbiamo dire, del capitalismo del XXI secolo in questo paese. E poiché sono due modelli che immediatamente non ci viene da definire positivi, lo dico senza nessuna nota polemica oggettiva, è qualcosa che ci permette, a mio avviso, di interrogare e di interrogarci molto criticamente su che cosa vuol dire fare industria o non farla in questo paese del XXI secolo, quali sono le relazioni di lavoro, qual è la dignità del lavoro, se c'è ancora una dignità del lavoro, qual è l'importanza dell'industria. Io credo che dobbiamo sgombrare il campo da una serie di questioni, anche di vizi, quei tic intellettuali che si sono annidati nel dibattito coerente. Da 15 anni, 20 anni a questa parte è passata l'idea che il lavoro fosse finito,
che il lavoro materiale, che l'industria fosse finita, che ci sarebbe stata un'epoca del lavoro immateriale, del lavoro post-industriale. Ed è un problema che quest'idea, che era che apparentemente è passata come una visione oggettiva delle cose, ma era una visione intrinsecamente, un racconto intrinsecamente ideologico delle cose, ha coinciso da una parte con la perdita di centralità degli operai, con la solitudine degli operai, che dice Raudo, nel panorama sociale dell'Italia, insomma, nella politica, nel dibattito culturale. Ha coinciso anche con una nostra, dico nostra nel senso giornalisti, scrittori, intellettuali, minore attenzione a raccontare queste cose, a raccontare le fabbriche, che cos'era ancora il lavoro di fabbriche. E in questa dimenticanza generale, la gente però nelle fabbriche ha continuato a lavorarci. E ora ci siamo resi conto che molta strada indietro è stata fatta, che i rapporti di lavoro si erano inaspriti in maniera regressiva, che sia a Taranto che a Torino si inventa questo paradigma della governabilità della fabbrica, che vuol dire, insomma, che l'azienda e i vertici possono fare quel che vogliono e che qualsiasi forma di dissenso sia di per sé un indice di ingovernabilità, se non addirittura sabotaggio dei ritmi produttivi. E questi appunto sono tutti i temi su cui riflettere. Sono temi su cui riflettere a Torino e temi di cui riflettere a Taranto. Che cosa è successo a Taranto, bene o male, lo sappiamo tutti. Ovviamente la storia va riraccontata e rianalizzata, è quello che provo a fare nel mio libro. È una storia novecentesca, come diceva Lino, ha a che fare col processo di industrializzazione di questo paese, con il lato positivo di quella storia e con i lati negativi, soprattutto con l'esplosione del sistema delle partecipazioni statali dagli anni 70 in poi. Io non credo fosse sbagliato in quel momento finale della cassa provare anche l'investimento della grande industria al sud. E del resto comunque c'è tutto un dibattito dell'epoca che può essere recuperato, che andava in quel senso, cioè che riguardava le forze del centro-sinistra intesa nel senso più ampio possibile. Sicuramente c'è stato però uno sfaldamento del sistema a partire dagli anni 70, dove il problema era rispondere alle crisi sociali assumendo sempre più gente, oltre ogni logica di mercato, anche di una fabbrica statale. E gran parte dei problemi dell'inquinamento dell'Ilva oggi vengono ovviamente dalla gestione dissennata dei Riva, però anche dal gigantismo di quella fabbrica. E quel gigantismo non è un prodotto del 1960, quando l'Ital Sider viene costruito, ma del raddoppio del siderurgico della metà degli anni 70. Perché in tutto questo c'è una storia tragica che ci riguarda? Ci riguarda perché quel raddoppio lo volemmo tutti. E il tutti, il noi, come dire, la prima persona plurale che dice quel tutti, non è solamente tutta la città di Taranto, ma è tutta l'Italia, cioè tutte le forze politiche, tutte le forze sindacali. Se uno vede la stampa dell'epoca, sosteneva il raddoppio dalla DC fino ai partiti storici della sinistra, fino a qualsiasi foglio della sinistra extraparlamentare. E quindi in gran parte da quella scelta discendiamo bene o male tutte le opzioni politiche o tutte le opzioni culturali che credo siamo qui stasera, se discutiamo di fabbrica alle 11 di sera e non facciamo altro. Che cosa voglio dire questo? Che ci sono dei passaggi, ovviamente poi c'è stato un sistema che esplode negli anni 90, e credo che Taranto sia stata una delle capitali del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, perché come a Palermo sono avvenute delle cose, a Milano delle altre ancora, a Torino delle altre ancora, Taranto è stato insieme a Bagnoli, a Napoli, l'epicentro dell'esplosione fragorosa dell'Ital Sider e delle partecipazioni statali. La soluzione che visita a Taranto, a differenza di Bagnoli dove c'è la dismissione, raccontata in un bellissimo libro di Armando Rea, è quella della privatizzazione a Riva. Ora, perché non vorrei rubare più di 10 minuti del primo intervento, io credo che dobbiamo fissare delle cose anche per leggere che cosa sta avvenendo a Taranto in questi giorni, le notizie degli ultimi giorni, e che cosa si può fare in futuro, che cosa si può ipotizzare, che cosa si può concretamente fare. Quello che rende particolarmente inquietante e anche che fa parecchio arrabbiare, incavolare la vicenda di Taranto, è che si poteva e si può produrre acciaio in maniera diversa.
Cioè questo è il nodo della questione, perché qui non si sta difendendo oltre ogni ragione una fabbrica di Eternit o una fabbrica centrale nucleare. Cioè acciaio si può produrre in maniera, cioè non è una cosa ipotetica, è una cosa concreta se uno vede città molto simili a Taranto, come Duisburg in Germania, Linz in Austria, nella Corea del Sud, si può produrre acciaio in maniera diversa. Non è stato fatto, non è stato fatto già in epoca statale, ma soprattutto non è stato fatto per come è stata gestita la privatizzazione e quegli impianti nell'ultimo ventennale. La storia della privatizzazione dell'Italsider, cioè Ilva, ormai ha raggiunto i 18 anni dal 95, quindi non stiamo parlando di 2-3 anni, stiamo parlando di un percorso storico enorme rispetto alla vita di quegli impianti. Ecco, questo non aver ammodernato gli impianti in questi anni e aver, come dire, averli invece spremuti raggiungendo il massimo profitto, che poi è la tesi dell'inchiesta della Procura, è stata una scelta di dirigenza aziendale, non era una roba naturale o che è stata imposta così. E questo è il primo punto su cui riflettere. L'altro punto su cui riflettere, che credo attenga a questo dibattito di stasera, anche al confronto con Eraudo, è che io credo che capiamo poco di Taranto, appunto come diceva anche Patruno prima, se presentiamo la questione come uno scontro tra lavoro e ambiente. Uno, perché posta così, è proprio il dilemma della torre che va rigettato in toto, insomma, perché lavoro e ambiente devono stare insieme, perché il gioco della torre l'ha imposto chi ha spremuto quegli impianti e non ha fatto altro. Ma c'è una questione, a mio avviso, sociologica che ci riguarda come riflessione questa sera, cioè è porre in relazione che cos'è stato il lavoro all'interno dell'Ilva negli ultimi 18 anni con l'inquinamento prodotto all'esterno. E forse ci rendiamo conto che l'inquinamento esterno, devastante, bestiale, come si evince dal rapporto Sentieri, no, sulle patologie tumorali della città di Taranto, è la manifestazione esterna di quei rapporti di lavoro interni alla fabbrica. Rapporti di lavoro che colpevolmente non abbiamo raccontato nel loro farsi, no? E nel mio libro, ma sono tra quelli, insieme a pochi altri e me, che in questi anni hanno provato a raccontare chi erano i giovani operai dell'Ilva. È un'umanità diversa da quella che raccontava Tobagi, no, nel celebre reportage dei metalmezzali alla fine degli anni 70, perché l'Ilva moderna. Ora, una delle domande che uno può fare è: ma perché, rispetto a tutto questo casino dell'inquinamento, è intervenuta la magistratura? Le domande che si fanno è: perché la politica a Taranto non ha detto niente e perché dall'interno della fabbrica non si sono levate delle opposizioni su quei modi di produzione di inquinamento? Che cos'è stata la politica a Taranto negli ultimi 15 anni? Non mi dilungo, ma è in piccolo un laboratorio della peggior degenerazione della politica meridionale. Gli anni del modello Riva sono stati gli anni di Cito sindaco, cioè un condannato in via definitiva per concorso esterno alla situazione mafiosa, che è stato sindaco e che si ricandida a sindaco, e gli anni del più grave dissesto di bilancio che sia mai stato prodotto nella storia degli enti pubblici in Italia, fatto dalla giunta di centrodestra che ha seguito. Cioè, questa è stata la politica negli anni in cui si ergeva il modello Riva. All'interno della fabbrica l'Ilva è stato uno straordinario, parallelo alla Fiat, uno straordinario modello di fabbrica postmoderna. Fino a quando l'Ilva era Italsider, il tasso di sindacalizzazione dei dipendenti era del 92%, oggi è crollato al 45%. L'Ilva ha ora 12.500 dipendenti diretti più l'indotto, un corpaccione operaio di 12.000 ragazzi, in cui 6.500 non hanno la tessera sindacale, è un laboratorio umano abbastanza sconosciuto per l'Italia e forse anche per l'Europa. Poi su questo Eraudo è più ferrato di me, sicuramente altri esempi ci sono ovviamente. Che cosa abbiamo raccontato in questi anni? Cioè un lavoro che non era affatto dignitoso, un lavoro che era il ritorno di alienazione più nera, soprattutto una gabbia disciplinare interna alla fabbrica che era, cioè, poi 2 anni di contratto di formazione lavoro hai il rinnovo se non ti iscrivi al sindacato,
sistema rigido di straordinari, meccanismo premiale per gli obbedienti e punizione, reali punizioni per chi dissente dal modello Riva della Fabbrica. Fra l'altro è di questi giorni, a mio avviso, la notizia più inquietante di tutte, cui mi è capitato di scrivere sia sul Manifesto che sul Corriere del Mezzogiorno, del fatto che la vita della fabbrica fosse retta da una struttura ombra. Un importante dirigente della FIOM, Rappa, definisce una sorta di glago interna alla fabbrica, cioè il vero potere all'interno del Riva non era dei dirigenti ufficiali, ma di una struttura ombra, ad essi sovrapposta, e che aveva il reale controllo della vita in fabbrica. Anche questo, a mio avviso, come ho scritto, evoca un paragone con la vicenda diversa, ovviamente, delle schedature alla Fiat, dello spionaggio alla Fiat, e mi veniva da fare questa riflessione: mentre in quella vicenda una struttura occulta era volta allo spionaggio, al controllo degli operai, qui non è solo volta al controllo degli operai, ma volta all'organizzazione della produzione tout court, fuori dalle regole. Ecco, questi rapporti di modi di produzione, possiamo usare questa espressione interna, sono stati poco indagati, ma a mio avviso sono la grana della questione che ha prodotto poi esternamente l'inquinamento. E quello su cui noi dobbiamo riflettere è come rovesciarli, no? Ora c'è una complicatissima partita che è quella del commissariamento, questione molto complicata tra azienda, commissariamento, magistratura e cose. Però quello che volevo dire, e qui concludo, cioè a mio avviso forse al di là del leggere i fatti di cronaca dobbiamo interrogarci sulle relazioni reali interne, perché poi sono quelle che fanno la città e che fanno la fabbrica comunque. Allora, Giorgio Airaudo, autore del libro La solitudine dei lavoratori. Vorrei intanto, per cominciare, chiedergli che cosa vuol dire solitudine dei lavoratori, i lavoratori lasciati soli, soprattutto in questo momento, in una situazione in cui, voglio citare una cosa molto bella della quale Giorgio, che scrive nel suo libro, cita la lettera di un operaio al Corriere della Sera, il quale dice: io sono in Fiat da 17 anni e da 13 fisso le cinture di sicurezza del lato destro della vettura. Tre bulloni a cintura che fanno insieme ai chiodi 320 bulloni e 660 chiodi al giorno, 1600 bulloni avvitati alla settimana, 6400 al mese. In un anno di 220 giorni lavorativi sono 70.400 bulloni, per non parlare dei chiodi e tutto il resto. A fronte di tutto questo c'è dall'altro lato un personaggio, una figura, diciamo, non vorrei neanche dargli così connotati umani, non perché sia disumano, ma insomma è una cosa emblematica del nostro tempo, che, e per questo Giorgio Airaudo parla di dopo Cristo, come se fosse nata una nuova epoca, un personaggio che invece di darci lezioni su come si fanno le auto, infatti le fanno così male che ci vorrebbero lezioni di questo genere, ci dà lezioni su come dobbiamo vivere al mondo, su come ci dobbiamo comportare, quale deve essere l'atteggiamento dei lavoratori all'interno dell'azienda, partendo da un principio che è quello della posposizione sic et simpliciter dei diritti dei lavoratori rispetto ai diritti della produzione. Prego, Giorgio. Funzionava. Intanto vi ringrazio per l'invito. Sono molti i temi, a me generano sempre un po' di emozione, quindi proverò a fare dei flash, poi vediamo insieme col vostro aiuto, noi qua da questa parte di questa sala, cosa riusciamo a fare. Io mi sono chiesto spesso in che cosa si toccavano la Fiat di Marchionne e la Fiat dei Riva, e sono arrivato a questa conclusione. Si toccano sul ricatto. Da una parte si chiede ai lavoratori di rinunciare a diritti, libertà, a consegnare la possibilità di negoziare il proprio tempo prestato al lavoro, consegnato alla fabbrica, quelle 7 ore e 30 di lavoro su due tre turni alternati settimanalmente,
e dall'altro si chiede ai lavoratori di scambiare la salute, la sicurezza nel luogo di lavoro. Io sono molto d'accordo con quello che dicevi tu prima, anch'io penso che non sia, cioè è l'effetto, il tema del rapporto tra economia, ambiente e lavoro che si vede a Taranto, ma che l'origine sia nel fatto che il rapporto di lavoro intorno al processo produttivo sia ciò che ha scardinato la possibilità di contrattare, di controllare, di pretendere le innovazioni, di verificare gli investimenti, cioè aver ammutolito, ricambiandola, la classe operaia di Taranto ha reso debole tutta la città di Taranto. Non c'è niente da fare, questo passaggio c'è. Poi descrivere cosa è successo è un pochino più facile, non siete tutti d'accordo, come risolvere il problema è complicatissimo adesso, come sappiamo, anche se delle scelte vanno fatte. La vicenda Fiat e Taranto poi si tocca per altre ragioni. C'è l'idea che i lavoratori debbano essere totalmente nelle mani da un lato della proprietà, dall'altro del manager. Marchionne è un amministratore delegato che tutte le volte che io ho avuto occasione di discutere, è successo molte volte, non succede da un po' di anni, ma insomma è successo molte volte, prima, anche perché Marchionne ormai è da quasi 9 anni in Italia, cioè non è proprio, come si dice, uno che può dire, cioè è uno che comincia ad avere un passato nel nostro paese, nell'industria dell'automobile 9 anni è tantissimo, sono ere, e magari poi ci torneremo. E poi ci sono degli aspetti curiosi, per esempio io non so quanti di voi sanno chi è De Biase. Voi sapete dove è De Biase, che era il capo dei capi del personale della Ilva di Taranto? È il capo del personale della Fiat adesso. Non so se lo sapevate, se ne parla pochissimo in questo paese, però io ho trovato clamoroso che la Fiat scegliesse di rinnovare il suo uomo delle relazioni sindacali scegliendo a Taranto. No, perché non ha scelto qualche anno fa, ha scelto 12 mesi fa, quindi in piena vicenda aperta, quindi come si dice, conosceva il pedigree, non poteva non conoscerlo. È molto curiosa questa cosa. Ovviamente io immagino sia un'ottima persona che abbia delle competenze, credo che però dire che sia stato indifferente al sistema Taranto, il sistema delle relazioni Taranto, è impossibile dirlo per chiunque conosca un po' della storia di relazioni di quelle fabbriche. Quindi i due modelli si toccano, io non so se lo sapevate, ma organizzando questa discussione stasera avete consentito di svelare anche questo, succede anche questo, che l'uomo che negli scorsi anni ci aveva sfidato sulle relazioni sindacali, che in verità aveva sfidato il paese, aveva detto all'Italia, agli italiani, siete vecchi, siete antichi, adesso do una scossa io, in questo senso io nel libro cerco di dire che più che un manager che ci spiega quali auto fa, come le fa, in quanto tempo, con quanti prodotti, siamo di fronte a un uomo che ci ha proposto dei temi più politici che dei temi di gestione d'impresa. Peraltro, se voi guardate gli impegni presi da Marchionne in questo paese, questa idea che lui mantenga le promesse è una bugia. Primo Marchionne, nei primi 4 piani Marchionne promette 300.000 Alfa da produrre in Italia, non si sono mai prodotte. L'Alfa nel 2009 arriva a 130.000 vetture, adesso è molto sotto le 100.000. Banalmente ci aveva promesso 20 miliardi di investimenti per l'Italia, compresi gli investimenti annunciati in questi giorni, siamo tra i 6 e i 7 miliardi. Lontanissimi dai 20 miliardi che peraltro lui stesso ha smentito. Ci aveva promesso 1.400.000 autoveicoli prodotti in Italia, cioè 1.200.000 vetture e 200.000 veicoli commerciali Ducato, quelli che si fanno in Abruzzo, la Sevel. La Fiat quest'anno chiuderà sotto le 390.000 autovetture prodotte in Italia. Sono numeri spaventosi, cioè non è che si è sbagliato di un pochino, cioè sono errori gravi, errori di previsione, di scenario. Io però penso che non siano degli errori, che è un po' la cosa che ho cercato, perché bisogna dare una spiegazione, ovviamente con dei limiti. Io penso che il tema del conflitto con i lavoratori,
Altra cosa è il tema del controllo dei lavoratori e della piena, prima mi sono dimenticato, vi stavo dicendo, spesso quando lo incontravo lui mi diceva: Airaudo, non dica contrattiamo. Poi io dicevo: guardi, noi vorremmo queste cose. Lui diceva: no, lei mi dica cosa vogliono i lavoratori, poi ci penso io a scegliere cosa gli posso dare. E questa non è tipico della cultura delle relazioni sindacali anglosassone. Da questo punto di vista, sì, Marchionne è stata una novità nel mondo Fiat. Lui non rappresenta il sistema delle relazioni a cui siamo abituati noi, cioè quelle italiane, quelle occidentali. Lui rappresenta quel modello di relazioni, per cui lui davvero non concepisce la contrattazione, cioè non concepisce che i lavoratori collettivamente, facendosi rappresentare da uno o più sindacati, o anche senza sindacati, possano collettivamente contrattare la loro condizione. Contrattare la loro condizione. Io citavo quell'esempio che tu hai citato, che è un'intervista di Marco Marisio, che è un giornalista del Corriere della Sera, torinese peraltro, fatta ai cancelli di Mirafiori durante i giorni del referendum. In verità Marco Marisio è un bravissimo giornalista, e ha carpito un dialogo tra me e quell'operaio, cioè lui ha trasformato un dialogo tra me e l'operaio in un'intervista, cosa che i giornalisti fanno, cioè orecchiano, quando parlate con qualcuno, c'è un giornalista che vi ascolta, state attenti perché lui fa un'intervista. E così funziona, così, vero? Ecco, appunto. Ecco, e no, in questo caso però era un'intervista molto efficace, perché descrive esattamente cos'è un lavoro ripetitivo e perché tagliare 10 minuti per chi monta quella quantità di bulloni e di chiodi sulle cinture di sicurezza, quelle che ogni giorno ci allacciamo o non ci allacciamo quando saliamo sulle nostre automobili, quello è un lavoro ripetitivo. Quel lavoratore montava cinture di sicurezza da 18 anni, sul lato sinistro credo sia, lato destro della vettura. E voi capite che cambiare anche 10 minuti, averli o non averli, se fai per 18 anni continuamente quella cosa e rosicchi tutto il tempo che puoi per avere la possibilità di fermarti 5 minuti in più alla macchinetta del caffè, per poter anticipare l'uscita vestendoti un po' prima quando finisce il turno, attiene a spazi di libertà, autonomie possibili. Chi ha lavorato in processi ripetitivi sa di che cosa sto parlando, potrebbe avere mille esempi. Marchionne voleva riappropriarsi di questo controllo e in qualche modo, in una certa misura, ci è riuscito. Nelle fabbriche Fiat si lavora molto male dal punto di vista delle condizioni in questo momento. Se voi parlate, quando possono parlare liberamente, con i lavoratori di Pomigliano, dove si applica l'ergo UAS, vi dicono che aver perso 10 minuti di pausa è un peggioramento della condizione concreta di lavoro, ma soprattutto è un aggravio di una condizione di salute, perché anche lì c'è un effetto sanitario, anche nella vicenda Fiat, diversamente esplosivo, ma l'effetto sanitario è che quando ti viene il tunnel carpale o ti prendi un'epicondilite o ti viene un'ernia del disco alla schiena perché fai determinate lavorate che a un certo punto ti vengono, se lavori a certi ritmi, è inevitabile, tant'è che in Fiat esiste addirittura una sigla, si chiamano RCL, ridotte capacità lavorative, sulla tua scheda personale, se sei un RCL si sa che non puoi fare determinate, come si dice, mansioni. Ci sono, gli RCL non sono qualche centinaio, a Mirafiori sono 1800 su 5000, a Melfi, che sono più giovani, sono 2200 su 5600 lavoratori, perché si scassano prima perché lì c'era già una metodologia di lavoro più corta, i tempi erano più stretti, avevano meno recuperi, c'era poi la famigerata ribattuta. Ecco, quindi quando si discute di pause, quando si discute di metodologia di lavoro, bisogna sapere che si discute di come viene utilizzato il tuo tempo di lavoro. Peraltro anche qua non è che siamo di fronte ai torturatori della Fiat. Se voi guardate ciò che scrivono i medici del lavoro europei, in Europa siamo a un aumento enorme delle patologie legate agli sforzi ripetuti, che sarebbero poi questi, prevalentemente arti superiori, arti inferiori, colonna vertebrale.
Ovviamente tutte queste patologie poi ricadono nella vita delle persone e ricadono sul sistema sanitario nazionale, quindi le paghiamo. Non le vediamo, non le contabilizziamo, bisogna sapere, le paghiamo nella misura in cui il sistema, ritirandosi, ci consente, come si dice, di sostenerle. Quindi ci sono degli effetti che sempre dalle fabbriche, a seconda di come lavori, a seconda se contratti o non contratti, come dicevi tu, ci sono degli effetti che riguardano la società, che riguardano le comunità, le collettività. Quindi noi ci troviamo di fronte, secondo me, davvero a questo punto di contatto. Cioè l'Ilva e la Fiat in qualche modo hanno proposto violentemente un ricatto ai lavoratori. Se vuoi il lavoro devi rinunciare a difenderti sulla salute, per te e la tua famiglia, Taranto. Se vuoi il lavoro devi rinunciare a contrattare, devi darmi indietro le pause. Che se ci pensate è un'idea brutale, cioè l'idea che il lavoro te lo paghi tu. Non è un'idea nuovissima, ma te lo paghi tu. Poi ovviamente è un'idea falsa, perché gli investimenti, come ho detto prima, non arrivano alla Fiat e non si fanno in barba alle promesse, anche quando servono all'ambiente e alla sicurezza a Taranto. Perché Riva ha fatto un mucchio di soldi che adesso non si trovano, come sapete, perché poi questo è il problema, no? Io per esempio, se posso dire un'ultima cosa di attualità in queste ore, penso che sia in corso un drammatico gioco del cerino tra la proprietà e il governo, che tiene in qualche modo in ostaggio i lavoratori. Cioè il problema è non tanto chi si prende l'Ilva, ma chi paga le bonifiche e il risanamento dell'Ilva e la sua riorganizzazione. Perché tutti pensiamo che avere la siderurgia in Italia e però farla pulita, bisogna spendere i soldi, quei soldi che Riva ha fatto e che adesso non si trovano più. E quindi fa una certa differenza se quell'azienda, come io penso, la si debba completamente commissariare e si debba con le rogatorie cercare il denaro in tutto il mondo dei Riva dove è, per destinarlo alla riorganizzazione di quell'impianto, alla sua ridefinizione produttiva e alla bonifica che sarà lunghissima e non basteranno. Perché peraltro un po' di esperienza ce l'abbiamo, dopo mani pulite sappiamo che con le rogatorie prima o poi i soldi li trovi, perché sono trovati molti soldi, le maxi tangenti Enimont, i fondi neri di, si sono trovati, però quella è una scelta, cioè quando sentite dire commissariamento sì, commissariamento no, qua non si tratta semplicemente di nazionalizzare o nazionalizzare, uno può anche commissariare a tempo, per capirci. Come peraltro la nostra Costituzione prevede, come sapete, si può commissariare per un'emergenza ambientale, territoriale. Taranto ha tutte le caratteristiche per applicare l'articolo della Costituzione che prevede questo aspetto. Le ha tutte. Però evidentemente è in corso un gioco del cerino. I Riva hanno tutto l'interesse, come si dice, a far precipitare sulla collettività una decisione terribile. Mantieni l'occupazione, ti fai carico del risanamento e delle bonifiche, oppure licenzi e fai comunque il risanamento delle bonifiche. Cioè, è evidente quello che sta succedendo, il braccio di ferro è questo, non è un altro, è un gioco del cerino. Io penso che avrebbe già dovuto farlo il governo Monti, avrebbe già potuto farlo questo governo. Dalle dichiarazioni oggi del ministro, mi sembra molto incerto il ministro Zanonato su cosa fare, oggi è stato molto ondivago nella giornata, nelle dichiarazioni che ho fatto, però prima lo facciamo meglio è, e lo facciamo non perché paghiamo noi, lo facciamo perché andiamo a cercare i soldi dove li hanno nascosti, perché che li abbiano nascosti in giro per il mondo è chiarissimo, a me sembra abbastanza chiaro, adesso cioè, lo si sa e quindi di questo si tratta, sapendo che non basteranno. Però non scappa, cioè quella vicenda non sfugge, il compromesso trovato per cui il commissario e l'amministratore delegato che aveva nominato l'Ilva, sembra l'unico ristrutturatore che abbiamo in questo paese, cioè Bondi, per capirci, che poi però quando ha dovuto intervenire sui tagli del governo Monti non è parso così efficace, per capirci, anzi, ma lasciamo perdere i nomi, ecco, io penso che è il momento che su Taranto sarà inevitabile intervenire, prima lo facciamo meglio è. Sulla Fiat, dico solo una cosa, io temo che purtroppo i buoi sono già scappati. La vicenda della Fiat è una vicenda ormai
per quel che riguarda l'Italia residuale, di sponda. Noi siamo una risulta di ciò che la Fiat fa in Brasile, negli Stati Uniti, e su questo, se volete, posso farvi qualche esempio, ma vi taccio, ma noi purtroppo abbiamo perso l'occasione. Ci resterà una piccola azienda produttrice di automobili, non più nazionale. Alessandro, io sono stato una sola volta nell'Ilva. Quando ne uscii sembravo un albero di Natale, ma non polvere di stelle, ma polvere di ferro. E ho parlato anche con alcuni operai, ricavandone un'impressione molto penosa, tanto per cominciare un conflitto tra gli anziani e i giovani. Gli anziani sindacalizzati, eccetera, i giovani dispersi, frazionati, in solitudine, che addirittura dicevano come loro parola d'ordine è farsi fatti propri, il che spiega poi il crollo delle iscrizioni anche al sindacato, ma con punte di degenerazione, per cui quando capita che qualcuno all'incidente muore, gli altri è come se lo ignorassero per esorcizzare questa cosa. Qualcuno mi raccontava, non andiamo neanche ai funerali, e dicevano anche noi la preoccupazione maggiore che dobbiamo avere nell'azienda è stare attenti quando passiamo sotto un ponte, perché ci può cadere un martello addosso, una cosa di questo genere, eccetera. Allora, questo credo che emblematicamente spiega bene il conflitto che c'è anche tra i lavoratori, quelli che dicevano dobbiamo privilegiare la salute, quelli che dicevano privilegiare il lavoro, ma tutti quanti convinti che il lavoro non si potesse abbandonare in una città che se perde il lavoro dell'Ilva perde tutta se stesso. Allora, questi problemi umani sono, diciamo, di base anche poi al problema quello politico ed economico di che cosa fare di questa azienda, e quindi cominciamo a parlare delle possibili prospettive che sono state anticipate da Giorgio parlando appunto del commissariamento. Sì, anch'io condivido la posizione di Araudo, cioè il commissariamento è l'unica soluzione, andava fatto in maniera più radicale e ora va fatto in tempi brevi in maniera più radicale, cioè ponendo la questione del commissariamento dell'intero gruppo Riva, perché che cosa è successo ieri, cioè oggi, che nel testo del commissariamento era detto che non poteva essere soggetto a sequestro quella parte del gruppo Riva che era appunto soggetta allo stesso commissariamento, e cioè gli stabilimenti Ilva. Ovviamente il gruppo Riva è più grande, e quindi quando è arrivato il sequestro ulteriore di 900 milioni di euro, Riva ha detto blocchiamo gli altri stabilimenti. Questa misura, che è un'evidente rappresaglia, in realtà non solo una rappresaglia, ma è una mossa che a suo modo ha una sua intelligenza che va svelata. La prima intelligenza è quella che se tu chiedi, chiudi gli stabilimenti, ovviamente non di 12.000 dipendenti, ma di 400.000 unità, cioè 400 complessivi, in alcuni posti chiavi tipo Brescia, Verona, cioè allarghi il terreno del conflitto, del confronto, no? Sposti è come se butti la palla, fai Medina a centrocampo nell'attesa che allarghi il conflitto, cioè ovviamente la questione avrà una ripercussione a Verona, Brescia metti contro operai del nord, operai del sud, operai del nord contro abitanti dei tamburi, eccetera, tutti insieme contro i magistrati che non stanno al loro posto e che fanno errori, evidente la mossa questa. C'è un'altra mossa a suo modo astuta che va sciolta, che tra questi stabilimenti esterni al perimetro del commissariamento c'era anche la cosiddetta Taranto Energia. Che cos'è Taranto Energia? 110 dipendenti, è la centrale elettrica da cui dipende l'intero stabilimento dell'Ilva, che paradossalmente non era stata posta sotto commissariamento dal testo del votato con Zanonato ministro. Cioè, allora che cosa si è creata? Una situazione in cui lui dice io non posso pagare, blocco lo stabilimento di Brescia e di Verona e anche Taranto Energia, ma bloccando Taranto Energia, leggi fra le righe, sta dicendo che accanto a quei 1.400 in esubero c'è di nuovo la chiusura dell'intera Ilva. Allora, la questione fra le righe è molto più complessa
della stessa, e da qui credo che ci sia anche la confusione di Zanonato. E che cosa vale? Perché siamo di fronte ad un ricatto radicale qui che esige una risposta radicale. Gioco fuori, non è che giochiamo a fare radicali, è che la questione è posta in questi termini. Ora, io credo che per dire che cosa fare, insomma, cioè, va ribadito quello che diceva Eraudo prima, e aggiunte, a mio avviso, altre due o tre riflessioni a sostegno della tesi del commissariamento. La prima è questa: cioè io credo che, e questo lo dico da Tarantino, no? Cioè che a lungo Taranto sia stata una città dilaniata, un po' perché quando una situazione del genere piomba su una grossa città del sud in crisi, il clima è già di per sé abbastanza esasperato e rischia di incarognirsi. E ovviamente si dilatano tutta una serie di cose apparentemente incomprensibili. Quando tu dicevi prima degli operai, io mi ricordo una delle prime cronache di fabbrica che ho fatto, forse più di 15 anni fa, mi ricordo ci fu un grave incidente all'Ilva, morirono due ragazzi di ventenni perché caddero da una gru che non era stata soggetta a manutenzione e morirono sul colpo. A parte i funerali ci fu lo sciopero, per fatto la morte in fabbrica, sciopero che non riuscì. E mi ricordo che mentre lo sciopero non riusciva, davanti alla portineria D, che è quella dell'ingresso principale, nei palazzi, nella palazzina della dirigenza Ilva, c'erano contemporaneamente i colloqui per le nuove assunzioni. E ci fermammo, io insieme a una mia collega, ad intervistare un ragazzo, diceva non me ne frega niente dei morti, devo fare il colloquio. Quelle sono quelle cose che tu in 5 minuti capisci molto più di 20 libri di sociologia. Capisci il lavoro che devi fare, capisci il terreno che è stato perso, capisci anche perché il silenzio nasce dal fatto che, è brutto dirlo, ma la disoccupazione giovanile è stato il che qui ora poi ha raggiunto livelli ancora maggiori, dico qui nel senso il sud in generale, la stessa Puglia, è diventata la principale arma, una delle principali armi di tutto questo. Allora, dicevo, queste cose sono andate esasperandosi negli ultimi 2 anni, in un senso o nell'altro. Io credo che noi avremmo dovuto scomporre una contrapposizione che si è creata intorno all'idea che la fabbrica fosse irriformabile. Cioè, io credo che tanto terreno è stato perso a Taranto, e ora arriviamo ad una situazione molto intricata, ma avendo perso noi stessi del terreno, perché è come se si sono contrapposti due opposti estremismi. Quello ovviamente della dirigenza Ilva che diceva la fabbrica è così e io non la cambio. Pochi cavoli, produrre acciaio non è una cosa per signorine, e quindi ogni sequestro della magistratura, ogni intervento della magistratura si risponde immediatamente con la minaccia di dismissione, perché sostanzialmente quello che comunica Riva fra le righe è il gruppo Riva e la fabbrica non si cambia. È così, ci può essere qualche palliativo, una verniciata, due filtri, ma sostanzialmente il lavoro è questo, o lo accettate o io me ne vado. Il problema è stato contrapporre a questo estremismo un estremismo che a lungo ha detto proprio perché le cose stanno così, sai che c'è, io sono per la chiusura, no? L'unico modo per difendere l'ambiente è la chiusura. E questa è stata una posizione, lo dico con sofferenza perché è stato termine questione anche di laceranti dibattiti e contrapposizione nelle forze della sinistra tarantina tra alcuni settori dell'ambientalismo e il sindacato, eccetera, eccetera. Credo che fosse una posizione paradossalmente speculare a quello che voleva Riva, perché condivideva con il modello Riva l'idea che la fabbrica non potesse essere riformata. Invece la fabbrica va riformata e il lavoro che non ci piace va rivoltato come un calzino. Ed è questa l'idea che dobbiamo tenere ferma e che non abbiamo tenuto ferma molte volte. Dico questo per dire che l'unico modo per tenere insieme queste cose, è ovvio che separare il destino di Riva dal destino non solo dello stabilimento, ma dell'intero gruppo siderurgico e porre la questione del commissariamento. Il che vuol dire due cose. La prima è una riflessione generale sul siderurgico, sulla siderurgia di questo paese. Perché cioè, noi guardiamoci intorno, lo stato comatoso di Piombino, che cos'è la Tisza, allora intervenire su tutto l'indotto Taranto, Genova, che cos'è l'Ilva e annessi, vuol dire che probabilmente ci deve essere in questo paese una riflessione pubblica, seria, forte, lungimirante su come si fa siderurgia
e su come noi facciamo siderurgia in maniera pulita, perché non possiamo dire, ah sai che c'è, si risolve il problema dell'Ilva dell'inquinamento chiudendo l'Ilva e prendendoci l'acciaio dei cinesi. È una proposta del cavolo in termini economici ed in termini direi di, come possiamo dire, di ecologismo internazionalista, cioè che risposta è che l'inquinamento e i tumori se lo devono scusciare altri, noi lo dobbiamo risolvere su scala globale, a cominciare da qui, anche perché poi l'inquinamento non è che è una cosa che è, come dire, solida, come insegna chiunque. Primo punto. Secondo punto, è chiaro che c'è un problema di programmazione, quindi dicevo siderurgia. Secondo punto, c'è una riflessione su quale forma di commissariamento e di indirizzo pubblico, e qui sono pienamente d'accordo con Iraudo. Gridare subito alla nazionalizzazione è un po' una cavolata, perché vuol dire socializziamo i costi che invece dovrebbe metterci chi li ha messi da parte le isole Cayman, non le isole del Canale della Manica. E in più direi non possiamo, come dire, sottrarci da una riflessione sul fallimento dell'industria pubblica del Novecento, cioè quel modello privatizzato fallimentare di Riva fu la risposta all'esplosione del sistema statale. Quindi noi abbiamo bisogno di un'idea di pubblico che superi ovviamente l'impasse della privatizzazione, ma che non ricada negli errori del passato. E poi c'è la questione, come diceva giustamente Raudo prima, di chi rimane col cerino in mano. Cioè io credo che la questione, ora al di là della vicenda di questi giorni, no, c'era una data, abbiamo visto chiave, in cui si capisce dove si va a parare, che è la presentazione del piano industriale a novembre. A novembre a Taranto il commissario Bondi, ovviamente non solo lui, ma la struttura messa in piedi del commissariamento, dovrebbe presentare il piano industriale, da cui si capisce che cosa si fa per trasformare gli impianti, in quanto tempo e qual è la copertura finanziaria. Là si capisce se la trasformazione è reale e quindi questa partita si tiene insieme, oppure se è un bluff, oppure se il tavolo si sfarina immediatamente. La questione di quanti soldi servono e dove stanno questi soldi è la questione centrale intorno a cui tutti ballano come a palla avvelenata, per non restare col cerino o con la palla avvelenata in mano. E qui basta fare due calcoli, no? Da qui si capisce anche la centralità del sequestro dell'altro giorno. Per applicare l'AIA servono almeno 4 miliardi di euro. Per applicare l'AIA, poi c'è la bonifica e l'IMU, esattamente il costo dell'IMU. Allo stato attuale, il sequestro dell'IVA, che poi dovrebbe essere tramite commissariamento riutilizzato, ma la cosa non è così automatica, è intorno ai 2 miliardi. Col finanziamento delle banche puoi raggiungere da 1,5 a 1,6. Già ora si pone il problema che a raccogliere tutti questi soldi ci sarà una differenza. E questa differenza chi la mette? Allora, diciamo, la questione, uno del cerino in mano e due della riflessione pubblica, va fatta al più presto, perché sennò perdi tempo e i costi lievitano. Uno potrebbe dire la risposta è non fare niente. La risposta a non fare niente vuol dire deduplicare i costi, perché una grossa fabbrica che chiude, al di là del casino che pone dal punto di vista sociale ed economico, è chiaro che tutti quei soldi li paghi triplicati in ammortizzatori sociali. E poi c'è la questione della bonifica. La storia di questo paese ci dice che quando le fabbriche chiudono chiudono perché la gente scappa, perché lo Stato fallisce, le bonifiche non si fanno. Quello che è successo a Bagnoli è la fotografia sbiadita, non solo sbiadita, sbiadita è un eufemismo, di che cosa è la sconfitta, no? Non solo dell'industria, ma della stagione post-industriale, tra non lavoro, bonifica non fatta. E questa è una riflessione, Lino, che per noi che ci occupiamo di Sud deve interrogarci, su Manfredonia, su che cosa nasce dopo, che cosa nasce dopo. Perché noi non possiamo dire a Taranto, come è stato fatto a Napoli, che il modello post-Bagnoli o post-Ilva sia la Coppa America, e della Coppa America possono campare città che hanno più di 300.000 abitanti. Qui c'è anche una riflessione culturale da fare che non è stata fatta, come rigeneri, riformi, ritrasformi l'industria e come giochi una partita complicatissima come quella di Taranto e come rifletti seriamente su elementi non post-industriali, ma accanto all'industria, a tutto questo. Ma anche lì vanno sfatati tanti luoghi comuni.
l'idea che il turismo sia da sé la panacea di tutti i mali è qualcosa che sta insozzando il dibattito pubblico di questo paese. E così tutta un'altra serie di idee che ovviamente non vanno nella direzione intelligente che ponevi tu di una certa agricoltura, delle 100 masserie, del rapporto con la provincia. Ecco, io credo che questa questione sia una questione dirimente, una questione centrale e una questione che riguarda tutti. In queste settimane la questione andrà a dirimersi. Ovviamente la cosa che mi rende molto pessimista è anche lo stato politico del paese, no? Cioè il fatto che noi riflettiamo di queste cose altissime che chiedono un governo forte e c'è un governo debolissimo attaccato alla giunta per le autorizzazioni, che potrebbe cadere stasera o domani, probabilmente non cadrà, ma comunque un governo agonizzante, ci dice che questi discorsi che stiamo facendo, ahimè, rischiano di rimanere utopici, drammaticamente utopici. Ma c'è stato un momento, io lo ricordo anche all'inizio della mia carriera giornalistica, non solamente perché la Fiat riempiva i giornali di pubblicità, c'è stato un momento in cui c'è stata una sorta di romanticismo, non so quanto effettivo e reale, in Italia, secondo cui la Fiat è un po' la fidanzata d'Italia, più della Juventus, e non so di quale passione torinese sia tu, ma nel senso che ciò che piaceva all'Italia piaceva alla Fiat e viceversa, insomma nel senso che la Fiat non avrebbe mai fatto qualche cosa che avesse potuto danneggiare l'Italia. Ho letto una volta una dichiarazione di Agnelli, dice non posso fare cose che vadano contro Torino, che è la mia città. Ma adesso mi pare che stia avvenendo qualche cosa tutto all'opposto, tu lo dici nel tuo libro. Se in Francia un'azienda come la Peugeot o la Renault si sognassero di smantellare l'industria, di portarla fuori, eccetera, interverrebbe immediatamente il governo a dire ma che stai facendo, dove vai? Ma un discorso di questo genere sarebbe così non campato in aria, ma avrebbe dei suoi fondamenti, se solo noi pensiamo a quello che tu citi, ed è, sono dati impressionanti anche per me che mi sono spesso occupato di queste cose. Tra il 2003 e il 2008 ci sono stati in Italia più di 840.000 leggi di incentivazione di imprese agevolate, e le leggi di incentivazione approvate sono state 13.007. A questo dobbiamo aggiungere tutte le diciamo i denari che sono stati dati alla Fiat ovunque abbia messo degli stabilimenti, ci sono le cifre all'interno del libro. Bene, in una situazione di questo genere, come può avvenire che un Marchionne sbarca un giorno e decida a lui che cosa fare non solo della Fiat, ma in fondo anche di buona parte dell'industria italiana, di dettare legge stando da fuori, di fare la polide della situazione che dalla cultura anglosassone, e addirittura di dire, stando all'estero, perché come dici tu la maggior parte delle sue dichiarazioni politiche e di educazione al paese le fa stando fuori, stando in America, e di dire questo paese deve cambiare, questo paese non è adatto agli investimenti, questo paese così non va da nessuna parte, assumendo la funzione di demiurgo della situazione, dandoci continuamente lezioni e fondamentalmente danneggiando anche, non so se si possa dire, il suo paese. Oh, allora, facciamo così, io vi dico cosa penso, e così un po' nel libro tu mi hai alzato diversi argomenti, così proviamo a dare un po' di ritmo, se ci riesco. Io penso che i proprietari della Fiat, che è una finanziaria, è l'IFIL, a cui fanno riferimento i 247 eredi Agnelli, con varie quote e altro, e che vede, come si dice, quello che ha la quota di controllo, uno che non si chiama più Agnelli di cognome, perché si chiama John Elkann, perché suo fratello Lapo ha ceduto, per le note vicende di immagine, le sue quote al fratello, avendone una rendita che consumeranno lui e altre 3-4 generazioni del ramo Lapo, ma uscendo dai business e dalle responsabilità Fiat. Io penso che questa famiglia, questa proprietà, che se ci pensate è una cosa strana, perché hai ragione, cioè la Fiat è
io adesso ovviamente se tu dici Juventus mi fai sorridere il cuore, essendo in ansia per il derby d'Italia di domani sera, però quindi avete capito da che parte sto, per capirci. Però al di là di questo, la Fiat è un po' come l'arma dei carabinieri, è uno dei simboli di questo paese, adesso non so come dire, è un elemento di italianità, lo è sempre stato. Era Agnelli che diceva: quel che va bene al governo va bene alla Fiat, e quel che va bene alla Fiat va bene al governo. Questa era la frase tipica. Ecco, questa famiglia che in questa vicenda è scomparsa, non c'è. Fateci caso, anche nella comunicazione, la comunicazione ormai è importantissima, non c'è mai una dichiarazione della proprietà da sola. Spesso le dichiarazioni le fa l'amministratore delegato, quando ogni tanto c'è anche la proprietà, che parla un po' meno ed è un passo indietro l'amministratore delegato. Cioè la famiglia Agnelli ha cercato di nascondersi in questa lunga vicenda. Perché secondo me il compito che è stato affidato a Marchionne è quello di impedire che la famiglia rischiasse di perdere patrimonio, denari, nell'automobile, non essendo la famiglia Agnelli più in grado e non essendo più conveniente per la famiglia Agnelli, per l'IFIL, i 247, col capostipite, stare nel business dell'automobile. Quindi io penso che il compito che è stato affidato a Marchionne è di trovare una soluzione. Poi esistono due Marchionne. Un primo Marchionne è precedente all'autunno del 2008, quando si conclama la crisi mondiale che a noi ci vede ancora infilati insieme ai paesi del sud Europa. Marchionne cosa fa? Arriva e ha idea che per poter vendere l'auto, perché secondo me questo era il compito, bisognava risistemarla. Mia nonna avrebbe detto: un oggetto vecchio, se gli fai un bel pacchetto e gli fai un bel fiocco, sembra quasi nuovo. Lui quello doveva fare. Allora ha cominciato a occuparsi del prodotto, la grande punto, non chiudo Termini Merese, non chiudono Mirafiori. Quel Marchionne lì, quello che io nel libro chiamo Marchionne l'italiano, è il Marchionne che se la prende con la borsa, con la finanza. Dice che la borsa e la finanza sono dei vampiri sanguinari, dichiarazione sua, eh? Dice che il problema non è il costo del lavoro, dice che i migliori lavoratori che ha in Italia sono quelli di Termini Merese, e per questo due anni dopo chiuderà lo stabilimento, perché è noto che se tu hai una fabbrica con i migliori lavoratori italiani la chiudi, no? Questo fai. Come è noto, i manager fanno questo. Queste sono dichiarazioni sue. Il costo del lavoro vale dal 7 all'8% per unità di prodotto. Traduco, il lavoro umano, quello della fatica, vale dal 7 all'8%, l'ha detto lui. Tant'è che gli vengono girate sempre contro queste dichiarazioni. Poi arriva il 2008, il 2008 non l'ha previsto neanche lui. E di questo non possiamo fargliene una colpa, non l'ha previsto quasi nessuno. È arrivato a valanga, nessuno sa prevedere quando finiscono gli effetti, soprattutto dove, soprattutto nessuno sa prevedere come se ne riesce. C'è chi dice che c'è un'altra bolla che sta per riesplodere, e che quindi, come si dice, andiamo a sincope uno dietro l'altro. A quel punto lui si accorge che non ha più tempo per fare il pacchetto che sarebbe piaciuto a mia nonna, e quindi non ha più tempo, e allora va disperatamente in cerca, con un'idea originalissima, la dico tra virgolette, di fare una cosa più grande, perché è difficile far fallire una cosa grande, come noto. E che cosa cerca di comprare? La Opel, va dai tedeschi e gli propone un baratto: tecnologia italiana in cambio delle fabbriche dell'Opel. I tedeschi dicono di no. Io insieme a Gianni Rinaldini, che era il segretario della FIOM precedente a Maurizio, incontrammo a Göteborg in Svezia, in una notte in un albergo durante una conferenza internazionale dei sindacati metalmeccanici, il segretario dell'IG Metall, che venne col piano della Fiat che noi non avevamo, io l'ho conservato quindi ce l'ho, e ce li diede lui, cioè ce li diede il sindacalista tedesco, la Fiat, e ci disse: guardate, noi non possiamo dare la opera alla Fiat perché la Fiat non ha soldi, non ha abbastanza soldi. Poi c'era una cosa, un aneddoto curioso, ve lo racconto, perché Marchionne fa molto l'americano, ma è anche molto italiano, perché in questi documenti c'era la cartina d'Italia, e il tedesco mi dice: guarda, se facciamo l'accordo chiude due stabilimenti in Germania, ma ne chiude anche due in Italia. E io gli dico: scusa, due in Italia? Uno era noto, era sempre Termini Merese, era quello siciliano,
su cui pende un'altra vendetta della storia che vi dico subito dopo, e poi ce n'era un altro al nord. Ovviamente siamo saltati sulla sedia ai Rinaldini, perché l'unico stabilimento rimasto al nord è Mirafiori. Mirafiori tra la carrozzeria e fa ancora 15.000 addetti, vuol dire chiudere la Fiat in Italia, ma non si spegne Mirafiori, è finita la Fiat in Italia, poi puoi avere ancora un paio di stabilimenti che montano auto, ma non è più la stessa storia, cioè hai chiuso la tua casa originaria. E invece no, era uno stabilimento della Pininfarina, dove la Fiat faceva l'Alfa Brera, cioè l'Alfa Brera era fatta da Pininfarina, che era ancora aperto, poi chiuso anche lui poco dopo. E quindi anche lì, perché dico che è un po' italiano? Perché ha cercato di fregare i tedeschi dicendo che chiudeva uno stabilimento che non era suo. Cioè lui ha detto ai tedeschi che chiudeva due stabilimenti fuori d'Italia, ma uno non era suo. Però ai tedeschi gli ha detto che era suo perché ci faceva produrre una sua auto. Non era così, cioè quindi cercava un po' di fregarli, come si dice. I tedeschi non abboccano. Il governo è presente a tutti gli incontri, insieme ai presidenti dei Länder, delle regioni dove ci sono stabilimenti Opel. Ci sono delle bellissime foto dove si vede passeggiare in una stanza del governo la Merkel e Marchionne. C'è la Merkel che tratta con Marchionne per vedere se la Opel può andare in Italia. Gli dicono di no, perché non hai denari da investire. Vai in America e prende la Chrysler, un'azienda che falliva per la seconda volta, da cui erano scappati i tedeschi, dopo averci lasciato la Mercedes. E lì cosa trova? Trova un giovane presidente Obama, appena eletto, che ha vinto la campagna elettorale su due parole d'ordine importanti, tra le altre, oltre a quelle della sanità. La prima, riportare il lavoro manifatturiero in America. La seconda, come è storicamente il Partito Democratico, è fortemente sostenuto dai sindacati, perché il Partito Democratico è finanziato dai sindacati. È il sindacato dei metalmeccanici, per quanto sia un sindacato molto piccolo, ma di straordinaria tradizione, non abbiamo tempo, ma noi abbiamo dei luoghi comuni banali sul sindacato americano. Il sindacato americano è un sindacato che fa della contrattazione e dell'autonomia una bandiera ed è capace di confliggere in condizioni durissime. Poi è un sindacato strano, ha 370.000 iscritti, compresi i pensionati, e al sindacato dei metalmeccanici si iscrivono anche alcune union, si chiamano così, di poliziotti e di vigili del fuoco, quindi è un sindacato un po' strano. Non so se avete capito, se avete presente quanti abitanti hanno gli Stati Uniti. Se pensate che la FIOM ha 700.000 iscritti, noi siamo il doppio del sindacato americano in un paese che ha il 10% degli abitanti degli Stati Uniti. Così capiamo di che sindacato parliamo, cioè di un sindacato che è concentrato nei vecchi luoghi dell'industrialismo americano. A Detroit è rimasta una sola fabbrica della Chrysler, che è questa di Jefferson North, dove si fanno i Gran Cherokee. Cambia strategia, trova il presidente gli dà un mucchio di soldi, gli dà milioni di dollari, perché ha quell'obiettivo, e gli pone una condizione incredibile su cui noi, vengo alle cose che hai posto, avremmo dovuto, secondo me, saltarci sopra come governo italiano. Cosa gli dice Obama? Ti do i soldi? Lo fa dopo una commissione drammatica. C'è un libro scritto da scritto dal zar dell'automobile, cioè a un certo punto Obama, scusate se mi dilungo, ma questi aspetti sono importanti secondo me, perché sono poche noti. Il libro si intitola Overall, e lui, questo qui è Obama, mette un esperto con una commissione a studiare la crisi dell'industria automobilistica. Quindi quando arriva Marchionne tratta con questa commissione. L'autore di questa commissione ha scritto un libro. Questo libro non è tradotto in italiano, ma lo trovate in inglese, è abbastanza diffuso, ha avuto un certo successo. In questo libro c'è un capitolo che descrive la fine della trattativa tra i sindacati americani, quindi la descrive un uomo di governo, dell'amministrazione, un consulente dell'amministrazione, l'incaricato, perché alla fine di una trattativa durissima, dove più volte dice Marchionne cambierà posizione, non manterrà gli impegni al tavolo, il negoziatore di Marchionne, perché nella fase finale non c'è più Marchionne, ma c'è il dottor Altavilla al tavolo, vuole stringere la mano al presidente del sindacato americano, che è il predecessore di Bob King. Il sindacalista americano si rifiuta di stringergli la mano e dice la seguente frase: non posso stringere la mano a chi ha cancellato 100 anni di storia della contrattazione dei lavoratori americani. Non era Landini, era già successo. Era già successo.
solo che non è stato raccontato, l'ha scritto un americano, un protagonista, perché anche l'accordo in Chrysler cambia le relazioni in quel paese. Poi lì hanno un vantaggio, che se si riprendono la rivincita 2 anni dopo, perché ci sono 3 produttori di automobili, per cui se tu fai un accordo in Ford e in General Motors, poi in Chrysler... Posso ancora? No, perché... Sì, scusate, perché ci sono alcune cose che sono poco raccontate, ma vi assicuro che sono le trovate, per capirci. Cosa ha fatto il sindacato americano? Non ha nominato un vecchio... Nel consiglio d'amministrazione della FIA c'è un rappresentante di questo fondo, state attenti, 11 membri del consiglio d'amministrazione, 5 sono della FIA, 5 sono del governo e 1 è del fondo VEBA. Il fondo VEBA ha il 41% delle azioni, non c'è una gran proporzione, per capirci. Però è uno, chi nomina il sindacato americano? Non un vecchio sindacalista in pensione come avremmo fatto noi in Italia e come facevano anche loro. Prendono uno dei più bravi trader americani, lo pagano. E questo qui sta facendo ballare Marchionne, perché? Perché adesso loro, Marchionne ha bisogno di prendersi il 41% delle azioni per avere l'intera Chrysler. Sapete perché ha bisogno di fare questo? Perché nei liberali Stati Uniti c'è una legge che dice che se tu non controlli al 100% una società americana, non puoi spendere i profitti di quella società fuori dagli Stati Uniti d'America. Non può usare il cash flow americano, non so se è chiaro, deve avere il controllo totale. E visto che lui non può usare i liquidi, i profitti che fa con la Chrysler, non può usarli in Italia. Ecco perché la Fiat continua a essere un'azienda enormemente indebitata. Ecco perché in questi giorni sta cercando di mettere un altro bond per 1,5 miliardi. E dà tassi di interesse dall'8 al 9%. Gli americani, perché lo tengono fermo lì? Perché il fondo VEBA vuole 2,5 volte il prezzo pattuito al momento dell'acquisto. Perché il trader fa un ragionamento di mercato e dice: quando abbiamo fatto l'accordo eravamo falliti, valevamo questo. Adesso, grazie anche ai sacrifici dei lavoratori, l'azienda va bene, per noi vale 2,5 volte. E udite, udite cosa è successo in America? Che sono in causa in un tribunale. Vi ricorda qualcosa? Il tribunale è quello del Delaware, che deve esprimersi per dire se ha ragione il fondo VEBA o 2,5 volte un valore pattuito su una montagna di soldi che la Fiat non ha in questo momento. Tant'è che la fusione viene rallentata. È per questo che lui non ci dice cosa vuol fare in Italia. Perché noi siamo una derivata, a seconda di quanto costerà, a seconda di se posso spendere i soldi del cash flow americano, so cos'altro devo fare. E quindi lui spende gli spiccioli in Italia. Perché questo succede? Perché gliel'abbiamo fatto fare. Perché serviva un ministro, un governo che gli dicesse. E guardate che queste cose, io le scrivo nel libro, ma in quei giorni le abbiamo dette ai ministri. Perché i ministri ci cercavano informalmente. Anche quelli del centrodestra ci dicevano, ma cosa pensate? Cioè, ci chiedevano un parere. Come succede in questo paese, nelle relazioni? Pensate se noi avessimo usato il modello americano. Avessimo detto a Marchionne, va bene, per una volta in Italia facciamo come fai tu negli Stati Uniti. Abbiamo pochi soldi perché abbiamo tanti debiti, ti prestiamo tot soldi e ce li ridai all'11% di interesse. È successa una cosa clamorosa, che 2 anni dopo Marchionne restituisce i soldi agli americani con l'11% di interesse. Ragion per cui Obama può andare alle elezioni dicendo: vi ridò i soldi, contribuenti americani, più soldi di quelli che gli abbiamo imprestato. Marchionne e Elkan sbarcano a Roma con la spilletta, pagato in America. E qua nessun uomo di governo ha avuto il coraggio di dire: per una volta restituisciceli. Anche noi, uguale all'America, facciamo come fai con gli americani, con la Chrysler. Pensate alla novità, mica solo per la Fiat, per tutti. Quei dati che tu hai citato non sono dati miei, l'ho fatto apposta, ho usato i dati di Marco Cobianchi, che è un giornalista di Panorama, non amico dei sindacati, per capirci, scrive su Panorama, adesso, cioè, quindi come si dice, non è partito, che ha scritto però un bellissimo libro per Chiare Lettere, chi ha voglia lo legga, si chiama Mani Bucate il libro, ci sono tutte le leggi, tutti i finanziamenti di tutte le imprese italiane, perché mica solo la Fiat ha preso soldi, e sono quei numeri lì. Noi diamo una marea di soldi al sistema delle imprese italiane,
Sapete qual è, secondo il calcolo di uno studio indipendente, il ritorno? L'1%. C'è un ritorno calcolabile dell'1%. Noi diamo 100, ritorna al sistema paese in occupazione, in servizi, l'1%. C'è un investimento delirante. Meglio fare come hanno fatto gli americani. Ricetta liberale, ti do i soldi, mantieni il lavoro in America, mantieni il lavoro in America, così è. No, stiamo parlando del, come si dice, della patria del liberismo, governata da un democratico, ma della patria del liberismo, o democratico che i repubblicani considerano un pericoloso socialista, perché sui telegiornali americani le reti Fox News, che è la rete repubblicana, se è andata a Detroit, le dice peste corde, lo chiamano il socialista Obama, per capirci, negli Stati Uniti. Quindi non è... Però questo, noi quell'occasione l'abbiamo fatta andare, invece cosa abbiamo lasciato fare? Abbiamo lasciato alla Fiat dividere i sindacati, inventarsi l'ingovernabilità della fabbrica, inventarsi i sabotatori di Memphis, che adesso sappiamo non erano sabotatori, ma vittime, perché ce l'ha detto una sentenza definitiva anche quella, come quella del Cavaliere, definitiva, quindi verità giuridica inappellabile, per capirci. Gli abbiamo fatto dividere e abbiamo fatto credere che se tu gli dai 10 minuti di pausa lui faceva 20 miliardi di investimenti, che non ha fatto perché non ha chiuso l'accordo con la Chrysler, perché di là negli Stati Uniti c'è un sindacato che sta usando la partecipazione in un consiglio di amministrazione, è una partecipazione azionaria. Guardate, c'è una notizia di questi giorni e mi taccio. Voi sapete che è stato annunciato un investimento di 1 miliardo per un SUV, il Levanto, dovrebbe essere un'auto che vendi a 200.000 euro. Quindi entri in un settore, sapete, questi SUVoni lussosissimi, i Mercedes, gli S5 della BMW, quella roba lì. A parte che la Fiat ci arriva in ritardo, a parte che per avere efficacia ne servirebbero 4 o 5 di miliardi, a parte che ci hanno detto al Salone di Francoforte, l'hanno detto i giornalisti, pensano di farne 25.000. 25.000. Sì, ma 25.000, che sono una cifra molto ambiziosa e che non riassorbirebbe tutta l'occupazione. Questo è l'unico prodotto che c'è per Mirafiori. Quando Marchionne è arrivato a Mirafiori, 8 anni e mezzo fa, a Mirafiori c'erano 5 linee e 7 prodotti. Si facevano 450.000 auto all'anno. E con 25.000 auto noi abbiamo mezzo paese, quasi tutta la stampa che lo applaude perché fa gli investimenti. Con 25.000 auto, anche se di lusso, ammesso che le vendi, non riassorbi la mano d'opera, non è possibile, come credere che gli asini volano, da te che in privato te lo dicono tutti, ma non si può dire diversamente. E questo perché è possibile? Perché i lavoratori sono stati lasciati soli in una fase storica, qua ritorniamo anche a Taranto, sto zitto davvero, in cui la cosa che è successa è che le merci sono diventate più importanti degli esseri umani. Questo è quello che è successo. Noi abbiamo svalutato il lavoro umano. Non è solo un problema di difesa, di arretramento, è cambiato nel nostro valore collettivo, sociale. Tutto per le merci si deve fare. Devono andare veloci, devono corrersi, devono... Cioè, le merci hanno preso vita e noi siamo diventati, come si dice, più poveri, e si vede, più poveri. Tra l'altro, la mia città, qualcuno aveva visto il servizio di Iacona, a Report, è la città che si è impoverita in questo momento, è la città che sugli indici di povertà è precipitata, sostanzialmente. Quindi non è più la città del lavoro, è la città che sta perdendo il lavoro a una velocità superiore alle altre. Questo è stato possibile perché la politica ha disertato dalle sue responsabilità, in modo particolare la politica di chi governava. Quando lui andava negli Stati Uniti a fare quegli accordi, sembra un secolo fa, ma era la fase in cui la golden share del governo ce l'aveva la Lega Nord. Sembra un secolo fa, ma è solo qualche anno fa, ce l'aveva la Lega Nord, per cui il tema era basta soldi alla Fiat, e lui era felice che tu non lo incastrassi. Quello era il momento in cui tu dovevi fare il contrario, dovevi dire te li do esattamente come te li danno là, e per la prima volta avremmo avuto un imprenditore, e quindi tutti gli altri, perché a questo punto diventava una regola, che i nostri soldi, se tengono il lavoro qua, se li prendono in presto ce li ridanno indietro con gli interessi, esattamente come li prendiamo noi quando ce li danno, se ce li danno, quando andiamo in banca per i nostri prestiti. Non è proprio un'idea particolarmente...
eversiva, cioè proprio una cosa banale, di mercato, Eppure nessuno l'ha detto e siamo ancora qua. E sapete qual è il terrore vero? Che tutti hanno paura di nuovo del cenno, hanno paura di essere quello che lo fa scappare. È chiaro? Cioè quello per cui lui prende il prezzo e dice, se mi chiedete questo me ne vado. La tragedia è che è già avvenuto. È già avvenuto, per adesso è solo rallentato dal fatto che in America stanno contrattando. Quel sublevato doveva essere fatto sulla piattaforma del Grand Cherokee. Il Grand Cherokee è quello che si fa a Jefferson Nord negli Stati Uniti. L'altro giorno a Francoforte hanno detto che non è più la piattaforma del Grand Cherokee, sarà la piattaforma della Maserati che si fa già a Grugliasco, della Ghibli. Sapete perché hanno detto questo? Perché il sindacato americano ha detto la piattaforma del Grand Cherokee non la fai uscire dagli Stati Uniti, perché adesso a Jefferson Nord ci sono i due turni e hanno assunto, perché sta vendendo il Grand Cherokee. Però se si fa in due posti del mondo si può fare bilanciamento, no? Puoi scegliere dove. Non so se è chiaro, cioè noi ci becchiamo quello che gli altri ci lasciano, quel che resta. Non siamo più il punto di riferimento di questa azienda che è già andata. Si poteva evitare questo? Sì. Chi poteva evitarlo? I governi. Volete l'ultimo esempio? La Fiat ovunque, questa Fiat di Marchionne, è andata in Serbia a un accordo di quasi 400 pagine col governo serbo, 180 pagine sono secretate. Cioè non so se è chiaro, il governo serbo ha messo cioè avete il neretto, si trovano in rete tra l'altro, c'è il neretto. Anzi, guardate, sapete anche perché la Zastava, che sta a Kragujevac, anzi sta nel centro della città, è stata bombardata anche da noi durante la guerra e diciamo che abbiamo tirato giù delle bombe che avevano l'uranio impoverito dentro, questo è il problema, quindi hanno fatto delle bonifiche, per cui il governo serbo l'ha segretata, le bonifiche le ha pagate il fondo di finanziamento europeo per la ricostruzione della Serbia, perché noi siamo bravissimi, spendiamo per tirare giù le bombe e poi gli diamo i soldi per bonificare delle bombe che abbiamo fatto anche questo in questi anni. Ha fatto un accordo in Brasile per raddoppiare lo stabilimento a Pernambuco col governo di Lula, accordo scritto, 130 pagine, e ne ha fatto un accordo con la Chrysler, 280 pagine, in Italia non c'è neanche un post-it, non c'è un accordo tra il governo e la Fiat dove ci sia un impegno, un vincolo, non c'è, ma non c'è perché nessuno gliel'ha chiesto, quando doveva, quando poteva, invece tutti erano pronti a tifare e a dire cosa dovevano fare, gli operai di Mirafiori o gli operai di Pomigliano, siamo pure arrivati al paradosso che qualcuno ha pure detto cosa avrebbe fatto lui se era un operaio, e visto che non lo era, era meglio se stava zitto. È chiaro che è difficile dire a uno se non l'hai fatto cosa deve fare o se non lo fai, è sempre una cosa complicata come sappiamo, no? Come si chiede, ma almeno non l'hai fatta quella cosa, poi è successo anche questo. Questa è la vicenda, questa è la solitudine che andrebbe rotta, questa è la rappresentanza del lavoro che andrebbe ricostruito dal mio punto di vista. E se anche su questo si tocca notare, perché poi in quella solitudine non è che non succede niente, succedono cose di cui poi ci dobbiamo occupare tutti. Non è vero che non ci riguarda. Un'ultima battuta, pretendo brevi cenni sull'universo, ma insomma, in una battuta, il futuro della parola fabbrica, eventualmente legato al futuro della parola Italia, e per te Alessandro, il futuro della parola Sud. Velocemente vorrei intervenire anche sulla parola fabbrica e io credo che uno degli elementi, come possiamo dire, di restaurazione, di passatismo, di vero e proprio passatismo, è proprio il pensare che la fabbrica sia una parola antiquata e pensare che il discorso che abbiamo fatto stasera sia un discorso della vecchia Italia che ci impedisce di sognare, di liberare l'economia, eccetera, abbiamo una recessione che dura da 4 anni, no? Quello che dicevo prima, cioè è stata proprio la dimenticanza del lavoro operaio che ha prodotto anche questo. La ricostruzione di Eraudo è ineccepibile, c'è stata un'assenza, una crisi della rappresentanza ed è un problema anche di autoriflessione del sindacato, eccetera, eccetera. C'è un problema però di assenza della rappresentazione, no? Del racconto, no?
abbiamo parlato poco stasera, ma io credo che raccontare gli operai oggi è una cosa che viene fatta poco, per fortuna viene fatta anche, perché c'è un bellissimo libro uscito da poco per Feltrinelli di Stefano Valenti, quello sulla Brera di San Giovanni, sugli operai ammalati da pianto, insomma, di asbesto. Cioè, quello che voglio dire, c'è per fortuna, incominciano ad esserci segni di un ritorno del racconto della fabbrica, perché è stato un momento importante del giornalismo, anche della letteratura di questo paese, no? Tutte queste cose hanno a che fare col ridisegnare il nostro futuro, e quindi la parola fabbrica, come la parola lavoro, ovviamente per liberarlo e per trasformarlo, sono delle parole centrali. Allo stesso modo la parola sud, no? Che è intrecciato col discorso della fabbrica, no? Come dice Bonomi nell'ultimo libro, è vero, c'è Mirafiori, però l'asse industriale di questo paese, dell'industria tosta, è Pomigliano, ma è il Fitanto. Questo ci deve far riflettere, come deve far riflettere che questo coesiste con il quadro desolante e desertificato che del Sud danno in successione Istat, Censis e Svimez. Cioè l'idea che ci sia una parte del paese, tutte le regioni meridionali nel complesso, cioè non solo Taranto o Palermo, tutte le regioni meridionali nel loro complesso, comprese le punte d'eccellenza del Salento, hanno complessivamente un reddito, un PIL pro capite che è inferiore a quello della Grecia. Cioè è di questo che stiamo parlando. Il ritorno dell'immigrazione meridionale a Torino, al nord, che è il ritorno dell'immigrazione operaia, meno visibile, cioè sicuramente l'immigrazione intellettuale che molti hanno raccontato, ma c'è il ritorno dell'immigrazione operaia, meno visibile perché non va nelle grosse cattedrali del fordismo, magari non usa neanche più i treni del sud, anche perché non ci sono più le frecce del sud, ma viaggia in corriera. Ecco, io credo che tutte queste cose del paese vanno raccontate, che raccontarle sia straordinariamente moderno, perché sta all'altezza di queste sfide, che non è vero che raccontarlo sia passatista, e credo che questo abbia a che fare anche con quello che diceva Airaudo, insomma, no? E ci dice anche della centralità del modello Riva e Marchionne nell'Italia di questi anni. Sia un modello debole, sia un modello forte, io credo che sia stato un modello storicamente vincente, perché a loro modo hanno vinto per un tratto più o meno lungo. È un modello che ha un suo passato, perché come abbiamo detto stasera, Marchionne è da 9 anni, la Riva e l'Ilva privatizzata sono 18 anni, e non è 2 anni, e riflettiamo su un arco della storia di questo paese. Ed è stato un modello che è stato sorretto da un potentissimo immaginario. L'idea che questa fosse la modernità, e io credo che l'idea che questa fosse la modernità vada criticata e, come dire, distrutta da cima a fondo. L'unica modernità. Giorgio, tenendo conto anche che domani mattina devi partire alle 6.50, quindi... Volete accompagnarmi, no? No, io faccio rapidamente. Le fabbriche stanno aumentando nel mondo. Non ci sono mai stati così tanti operai al mondo come ce ne sono più oggi, della rivoluzione industriale che un vecchio signore con la barba osservava, per capirci, ce ne sono tantissimi. Io penso che quindi di fabbriche noi avremo bisogno, ovviamente di fabbriche dove gli esseri umani sono protagonisti. Io l'altra sera facevo un dibattito con Beppe Berta, che è un docente della Bocconi, e lui provava a sfidarmi su delle novità, per esempio una delle prossime rivoluzioni tecnologiche, forse un po' enfatizzata, riguarda le stampanti 3D, come sapete, come cambierà il lavoro e come cambierà il rapporto tra noi e il prodotto, il consumo di quei prodotti. Queste stampanti 3D, nella mia città ci sono 8 produttori di stampanti 3D a Torino, per darvi un'idea, in Italia ce n'è una trentina, quindi ci sono delle nicchie piccole, creative. Come cambierà il fatto che tu ti possa fare l'oggetto acquistando un software, mettendolo in una macchina e poi personalizzandolo? Come cambierà il rapporto tra noi, le merci, i prodotti? Qui ci sono temi affascinanti, come cambia il lavoro e quindi il luogo del lavoro, la fabbrica. Io penso che di fabbriche ci sarà ancora bisogno, in Italia avremo bisogno in questa fase di difenderle. Sapete la cosa che a me più impressiona in quest'anno? Che stanno andando via fabbriche che vanno bene. Io sono rimasto sconvolto dal fatto, ma sinceramente sconvolto dall'impotenza a trattenere in Italia la Cagiva a Varese,
Cagiva che si è trasferita, perché è stata acquistata, in Austria, dove il costo del lavoro è più alto. Ci sono aziende che rientrano in Germania, è nota ormai, ci sono i filmati, la riunione della Merkel con gli imprenditori tedeschi, e la Merkel ha chiesto ai tedeschi di riportare in Germania produzioni. E noi, nel nostro paese, c'erano aziende che erano l'indotto dei tedeschi. Cioè, non so come dire, e qua in Italia noi non abbiamo una politica per trattenere quelle che vanno bene. Stanotte a Torino si è chiusa una trattativa drammatica con un'azienda brasiliana che aveva acquistato un'azienda di stampaggio della plastica, presse di stampaggio della plastica, queste sedie qua per capirci, per fare un esempio, sono stampate da una pressa, che usa il calore. Questa azienda, l'ultima rimasta in Italia da Sandretto, è stata presa dai brasiliani. I brasiliani volevano portarsela in Brasile. È stata fatta una battaglia feroce. L'abbiamo salvata, sperando che funzioni, stanotte alla disperata, col fatto che il marchio l'ha comprato la regione Piemonte e lo dà incomodato a un consorzio di 3 imprenditori italiani. Ma tutto questo senza strumenti, senza possibilità. Se no anche questa andava. Tutte aziende da 100, 200, 300 lavoratori, aziende che non hanno fatto un giorno di cassa, quelle che hanno chiuso quest'estate a Modena salutando i lavoratori il 29 luglio dicendo ci vediamo alla fine delle ferie, e al ritorno della ferie avevano traslocato tutto in Polonia o in Cechia, altra zona non a basso costo del lavoro ormai, per capirci. Cioè, c'è un problema di fuga, quindi bisogna trattenere quelle che ci sono possibilmente. Cioè, servirebbe una politica. Però ha ragione lui, cioè, quando tu inchiodi 2 miliardi e mezzo sull'IMU, perché se no ti salta il governo, perché questa è la cambiale che paghi al pregiudicato, perché ormai è così, non è solo travaglio, bisogna chiamarlo tutti così, è così, questo è un problema serissimo, serissimo. E come fai a fare altre scelte? Come fai? Quando finanzi, guardate, scusate, fatemi fare il deputato per 5 secondi, quello è quello che sto provando a fare in questi mesi, credo che non lo farò per molto tempo. Ai miei della Fion di Torino dico sempre, guardate che torno, è una minaccia ovviamente, per capirci, perché non, io lì sono e ritornerò lì, credo, a fare quello che so fare, se sia ancora utile. Abbiamo proposto a questo governo con 22 emendamenti come recuperare i 4 miliardi di euro che le regioni ci dicono servono per la cassa in deroga. Stiamo parlando prevalentemente di lavoratori che non hanno neanche più un datore di lavoro. Quindi stiamo parlando di assegni di sussistenza. In alcune regioni del sud arrivano a 300 euro al mese, quindi siamo assegni alla povertà. È chiaro, stiamo quindi di una cosa tragica. Non abbiamo convinto il governo a farlo. Non è vero che non ci sono i soldi. Perché per esempio, vi faccio un esempio a caso, ma era un nostro emendamento, si potrebbero aumentare le tasse sulle frequenze radiotelevisive. Ditemi voi perché non si possano aumentare le tasse sulle frequenze radiotelevisive, perché c'è sull'emittenza. Se fai il governo con sull'emittenza puoi bloccare le pensioni minime ai pensionati, ma non puoi alzare le tasse a lui. Allora capite, l'anomalia è materiale, cioè c'è un problema vero, drammatico. Cioè non solo per Taranto tu hai bisogno di un governo che decida, che magari non fa le cose che diciamo io lui, ma che decide una linea, la porta va. La Fiat ti dice 1 miliardo a Mirafiori, tu non puoi l'applaudire. Poi certo, se il ministro dello sviluppo economico quando viene a Torino non dicesse che Mirafiori è uno stabilimento obsoleto, forse sarebbe meglio, no? Perché se vuoi tenere aperta una fabbrica non dici che è obsoleta, no? Cioè almeno credo che tu non lo debba dire. Esatto, cioè il contrario di quello che fa l'altro, per capirci. Cioè in questo paese, fatemi dire ancora questa che me la sono dimenticata prima, perché è dovuta ai lavoratori di Melfi, ti rispondo, prometto. Qualunque cosa. Allora, non è questa la cosa. Melfi è stata chiusa perché i componenti costava troppo portarli su un'isola, ed è indubbio che la Sicilia è un'isola, e costava troppo la logistica, diceva Marchionne, dopo aver detto che erano i più bravi, costava troppo portare fuori il prodotto finito, dal che risulta che il Messico è più vicino della Sicilia, perché la Fremont, che è prodotta in Messico,
e gli spediamo i motori da Prato alla Serra, gli spediamo i motori, cioè quei motori salgono su un camion, quel camion arriva al porto di Napoli, parte un cargo con dei container pieno di motori, arriva in Messico, in un altro porto, sale su un altro camion, va a Toluca, dove si fa la Dodge Journey, che in Italia si chiama Fremont, gli cambiano la calandra e la mascherina davanti, per capirci, va sulle bisarche, torna al porto in Messico, sale sulla nave, la Sicilia è più lontana del Messico, perché Termini Imerese l'abbiamo chiusa, ma compriamo le Fremont in Italia. E la Fiat le vende in Italia 2 anni dopo. Poi Termini Imerese, la cassa integrazione finisce a dicembre, sarà uno dei drammi prossimi venturi, per capirci, insieme a vi risparmio il resto, perché lo sapete, insieme all'Irisbus, sugli autobus pubblici e alla via così. Tu avresti bisogno di un governo che dice, vabbè, adesso basta, l'Italia vuole questo, la fa la Fiat? Sì, no, non la fa la Fiat, cerchiamo un altro. La Fiat fin dove arriva? Per arrivare fino lì, oltre a quello che ci vuoi dare. Queste cose qua andrebbero dette, non so se è chiaro. Non è che si può, però devi farlo con autorevolezza. Se sei appeso alla commissione del Senato, perché Marchionne dovrebbe fare un accordo con te? Tanto tu dipendi dalla commissione del Senato, quindi hai altri guai. Punto. Questa è la cosa. Quindi le mie risposte sono positive. Io penso che serva anche ricostruire il campo del lavoro e la sua rappresentanza. Presuntuosamente, proprio perché penso queste cose, ho accettato questa esperienza da parlamentare. Uno non può solo dire alla politica devi fare e mai provarci. Ovviamente mi sento molto Don Chisciotte, ve lo dico, quindi più sulle pale del mulino a vento, però secondo me bisogna provarci. Magari una pala si ferma prima o poi, ecco, non so come dire, una pala si riesce a fermare. E questo è quel che bisogna fare. Grazie per la piacevole serata. Si aspetta una domanda, ma io in realtà non ho da fare una domanda. Non sono autorevole come lor signori relatori, però dopo che sei stati operai per 7 anni all'interno di Ilva S.p.A. di Taranto, è difficile stare zitti, insomma. Ma la storia dell'operaio dell'Ilva, come quella di Mirafiori, della Fiat, non è diversa dalla storia di tanti altri operai che lavorano in tante piccole realtà lavorative. Il ricatto è sempre lo stesso. Io oggi sono un giovane infermiere e se voglio lavorare, devo lavorare per una Airest S.A. Penso un po' a 3 euro all'ora. Molto meno di quanto guadagniamo quando facevo l'operaio in Ilva. Sono anche laureato, no? Per poter esercitare la mia professione. La salute di questi poveri individui che vengono abbandonati in questa struttura dipende dalle mie capacità diagnostiche. Tutto questo a soli 3 euro all'ora. Ma se vuoi lavorare, è così. Tutti i giovani che sono entrati in Ilva sono entrati consapevoli di entrare in un circuito di morte, perché quello che si produce là dentro produce, oltre che benessere, anche morte, non come dicevate voi all'esterno, all'interno stesso della fabbrica, perché chi ci lavora là dentro è sottoposto a dei processi che sono micidiali. Però se vuoi lavorare è così. Allora, da un lato sembra che l'interlocutore sia stato solo ed esclusivamente l'operaio e dall'altro Riva, il patron Riva. Ma tutti questi meccanismi di cui oggi tutti leggono sui giornali erano a conoscenza dei sindacati che erano all'interno degli stabilimenti, degli operai, di tutta la struttura. Quando quei due giovani sono morti perché la gru è crollata, era circa il 2001 o il 2002, non ricordo bene, ero entrato da poco, era maggio. Sa perché non è riuscito lo sciopero? Perché la maggior parte di noi era a contratto, 2 anni. 2 anni di contratto, non devi scioperare, non devi fare malattia, perché se sei malato chiami e dici mi dai qualche giorno di ferie, non ti devi iscrivere al sindacato, non devi partecipare ad assemblee. Questa era la logica di cui erano a conoscenza gli stessi sindacati. Io ho conosciuto De Biasi, ma ho conosciuto anche Palombella all'interno di quella struttura. Ma no, c'è un terzo interlocutore che non è venuto qua fuori. Qual è il terzo interlocutore? Le ASL, l'ARPA, che camminavano con me all'interno di quello stabilimento e vedevano come me i fiumi di olio che scorrono
nel sottosuolo dell'Ilva. Allora io oggi mi chiedo e vi chiedo, è iscritto nelle indagini, Riva, ma non compare nessuno degli organi istituzionali, non compare l'ARPA, non compare la ASL, che sono gli organi preposti a monitorare. E sembra quasi che dopo tanti anni abbiamo scoperto l'uovo di Colombo. L'Ilva è da più di 40 anni, i dati epidemiologici dimostrano il nesso di causalità tra ciò che produce l'Ilva e le malattie. Tra l'altro non c'è neanche un registro tumori ben aggiornato a Taranto, perché tutti si migra altrove, voglio dire. Quindi cioè, c'è un fenomeno sociale che accomuna oggi purtroppo tutta l'Italia. E questa storia non è diversa da tante altre storie, fa scalpore solo perché riguarda 13.000 operai. Ma purtroppo è la realtà che molti giovani continuano a vivere oggi in altri settori. Io devo fare delle schifezze se voglio lavorare, cioè devo venire meno a quello che è il mio codice deontologico se voglio portare a casa quei pochi quattrini che facciano di me un individuo socialmente vivibile, altrimenti divento un non nulla. Questa è la storia dell'Ilva e questa è la storia che continua ad andare ancora avanti oggi, nonostante le autorevoli parole. No, se posso, io penso che tu abbia detto delle cose giuste. Vanno aggiunte alcune cose, perché adesso, secondo me, all'Ilva c'è stata sicuramente una compromissione tra i livelli sindacali e quell'azienda. Aspetta, andiamo con ordine, però rispondiamo, ognuno risponde per quello che conosce. Su quella sindacale, l'organizzazione da cui io provenivo, perché adesso ovviamente non ne faccio più parte facendo il deputato, ha fatto pulizia, ha anche pagato un prezzo per aver fatto pulizia, adesso che ha cacciato della gente. Poi magari qualche volta se ne trova qualcuno anche alla propria sinistra, però ha cacciato della gente. No, no, te lo dico perché sono cose abbastanza note. Si è resa complice di tante vittime, però ha cacciato della gente. Beh, quando se ne sono accorti quelli che potevano decidere, io ho fatto parte di quella segreteria nazionale della FIOM che ha deciso di mandare Rosario Rappa commissario a Taranto, quello che ha citato lui. A Rosario Rappa gli hanno mandato le pallottole, è chiaro? Per avvertirlo che stavano facendo. Vorrei essere maleducato. Lascia stare, ma adesso. Non è quando se ne sono accorti, quando hanno deciso. Ma no, vabbè, adesso però, scusa, però capisci? No, sai perché? Perché le cose che conosci tu io non le metto in dubbio, ma quelle che conosco io dovresti avere la stessa affidabilità, perché quando noi abbiamo preso mano quella roba lì abbiamo fatto quello che potevamo fare, tardi sicuramente, però noi l'abbiamo fatto, altri no. Qualche organismo ha funzionato, a me risulta che l'ARPA Puglia insomma sia un pezzo importante, che abbia dato materiale fondamentale alla, come si dice, e ARPA Spresa, adesso mi viene una masia, tutte e due, che hanno dato, perché sapete che noi ne abbiamo pure doppi, ma lasciamo stare, questo è un problema istituzionale, hanno dato materia fondamentale ai magistrati, come ci sono alcune cause fatte da alcuni lavoratori che sono state decisive per far partire l'indagine, sempre non perché cambia il dato di fondo. Quell'avvocato e quelle cause erano promosse dal legale della FIOM CGIL a Taranto, bene saperlo, no? Così per avere dei riferimenti. Peraltro la FIOM CGIL non era un sindacato, cioè ha pagato pure dei prezzi di consenso, non è il sindacato più importante di quella fabbrica, se sei stato lì dentro lo sai, no? Per capirci, quindi si capisce anche perché. Adesso, ma lasciamo stare, questo non cambia quello che tu hai detto, però non è andata proprio, cioè per fortuna qualcosa si è corretto, qualcosa ha fatto il suo mestiere, perché non è vero che se va sempre così deve. Poi c'è un secondo aspetto, i 3 euro all'ora che ti riguardano anche oggi. Io su questo penso che ci sia un problema, ma un problema enorme, non ovvio. Il problema è questo, ve lo dico con questo esempio perché è tardi. In questi giorni, ieri credo, c'è stato il 100 e non so quale anno di Henry Ford. Henry Ford è quello che aventa la famosa Ford T, la catena di montaggio, il Fordismo, gran parte di quel processo produttivo è ancora quello che aveva immaginato. Quando Henry Ford fa la prima fabbrica per fare le Ford T, paga i lavoratori di quella fabbrica 2 volte e mezzo quello che era il salario
all'epoca medio degli operai. Li pago due volte e mezzo perché diceva devono poter comprare i miei prodotti. Io penso che noi siamo a un problema drammatico di questo tipo, che o ritorniamo a riequilibrare un rapporto tra i salari e il loro potere d'acquisto, perché noi cominciamo ad avere prodotti, l'esempio che ho fatto, faccio vedere, la Fiat pensa di fare un'auto da 200.000 euro, non so quanti italiani se la possono comprare, è chiaro? Forse qualche cinese, abbastanza, un po' di russi, un po' meno, sugli americani discuterei. Quindi qua c'è un problema, o si ritorna ad aprire una discussione, vero, perché questi anni l'abbiamo lasciata andare, ma da vent'anni, cioè non da ieri mattina, e ognuno di noi risponde per il pezzo di vita che ha, l'età che ha, io ho 54 anni, 20 anni fa ne avevo 34 adesso, cioè è banale, le mie responsabilità sono legate alla mia vita anagrafica anche, come ognuno di noi. Però io penso che questo problema che tu hai detto ci sia tutto, è centrico alla svalutazione del lavoro. O ridiamo valore al lavoro e ricominciamo a pensare che il lavoro deve essere retribuito per l'acquisto dei nostri beni, dei nostri consumi, poi cosa sono i beni, cosa sono i consumi, o ritorniamo a questo, o se no, come si dice, è evidente che la forbice si spezza, Cioè, quando il salario medio di un operaio che fa i turni alla Fiat Mirafiori, che è inferiore a quello dell'Ilva, è 1.240 euro al mese, con le indennità del secondo turno, 6.14, 14.22, classico turno, per capirci, dei due turni, dopo 22 anni di lavoro, varia un po' per i carichi familiari, e il salario di povertà, il reddito di povertà in questo paese è a 800 euro, 800 euro sei considerato povero se prendi 800 euro al mese, dalle statistiche, vuol dire che il lavoro operaio è vicino alla povertà, cioè vuol dire che basta che vai in cassa integrazione e sei, anche per le statistiche, povero. Gli operai di Henry Ford non erano poveri, compravano le Forti. Ho usato questo esempio per dirvi che... Giorgio, la soluzione è dare meno ai poveri.